aree interne. La sfida è quella di mantenere la popolazione esistente, garantendo i servizi essenziali, mobilità, istruzione, sanità. Bisogna investire sullo sviluppo locale, puntando sui giacimenti culturali ed ambientali del territorio. La Regione Abruzzo crede nello sviluppo delle aree interne ed il progetto Dote di Comunità è stata un'iniziativa mirata a creare un percorso per favorire la permanenza della popolazione creando opportunità di sviluppo economico ed occupazionale. A Lama dei Peligni sono stati resi noti i risultati del progetto, inserito nella programmazione regionale del Fondo Sociale Europeo 2014-2020, che ha visto una sinergia tra la Regione Abruzzo e il Comune di Montenero Domo, capofila di 33 comuni del Basso Sangro Trigno. È intervenuto l'assessore alle politiche sociali Pietro Quaresimale, che ha fatto riferimenti alla strategia per le aree interne che la Regione intende portare avanti nella programmazione 2021-2027. Sono intervenuti anche i sindaci dell'area, i dirigenti della Regione Abruzzo, i coordinatori del progetto e alcuni dei destinatari. Tiziana Di Renzo, sindaco di Lama dei Peligni, dove oggi viene fatto il bilancio di questo progetto. Arrivare a dare occupazione o far creare nuove attività nelle aree interne è un po' il sogno di voi sindaci. Certo, innanzitutto sono veramente felice di poter ospitare questo evento finale di questo progetto Dote di Comunità. Io dico già che il nome è un nome veramente che porta speranza, no? Quindi quello di dire che ogni risorsa, ogni cittadino nel nostro territorio è un valore aggiunto per le nostre comunità, quindi parte già con un presupposto bellissimo e nobilissimo, e ovviamente il nostro obiettivo è quello poi di poter fare in modo che le persone possano trovare occupazione nei nostri territori e magari rimanerci, ovviamente, perché come tutti, insomma, i comuni piccolini, il nostro territorio ovviamente non è rimasto immune purtroppo allo spopolamento, al processo di spopolamento che si sta assistendo, insomma, in tutti i territori. Inserito tra le azioni intraprese nella strategia delle aree interne, l'intervento ha interessato l'area del Basso Sangro Trigno con il coordinamento di Raffaele Trivilino ed il referente d'area Antonio Tamburino. Dote di Comunità è un progetto che fa parte di un progetto più ampio, quello della valorizzazione delle aree interne. Raffaele Trivilino, responsabile della strategia per le aree interne, quindi come sta andando? Diciamo che siamo ormai alla conclusione della realizzazione della strategia area interna Basso Sangro Trigno. Noi siamo stati scelti come area prototipo, quindi sperimentale per la Regione Abruzzo. Ogni regione aveva una propria area, noi siamo stati scelti, abbiamo iniziato un bel po' di tempo fa e abbiamo avuto all'inizio un po' di difficoltà, poi è arrivato chiaramente il Covid e una guerra che non ci hanno aiutato, diciamo, nei tempi. Si lavorava principalmente sui servizi, quindi sui tre servizi principali per le aree interne, quindi trasporti, scuola e sanità. Ora sulla sanità non abbiamo avuto grande collaborazione dalla ASL, però sulla scuola e sui trasporti abbiamo avuto grandi risultati, perché le scuole sono state fantastiche, nonostante, ripeto, il Covid hanno dovuto interrompere, però diciamo che hanno lavorato e abbiamo avuto risultati anche dei genitori contenti, perché hanno fatto tutte attività integrative, cosiddetti laboratori, sulle competenze trasversali. Quindi hanno fatto, i ragazzi sono rimasti contentissimi, e anche sui trasporti abbiamo attivato nuove linee, abbiamo utilizzato mezzi molto moderni, addirittura la regione ha inserito nel TPL tutte le sperimentazioni che abbiamo fatto, quindi cioè, perfetto. Anche sui progetti abbiamo praticamente realizzato tutti i progetti, ci sono tanti progetti di comuni, tanti progetti di imprenditori, piccoli imprenditori, artigiani del territorio. Un po' meno abbiamo avuto, stranamente, pochi risultati sui nuovi interventi sul turismo, però diciamo che in generale l'esperienza è positiva. Nel comune di Montenero Domo è stato capofila di questo progetto il sindaco Angelo Piccoli. Sì, noi praticamente siamo stati individuati, però poi abbiamo accettato di essere comune capofila della Dote di Comunità, che comprende appunto una di quelle attività della strategia delle aree interne e dello sviluppo locale. E l'idea era quella, inizialmente il progetto ben articolato si basava sulla presa in carico di 130 soggetti da poter avviare nel mondo del lavoro sia come dipendenti e anche per nuove imprese.
Naturalmente abbiamo avuto dei problemi dovuti alla pandemia, perché il progetto doveva realizzarsi in meno di 30 mesi, 30-32 mesi, e poi c'è stato purtroppo il rallentamento con la pandemia. E abbiamo potuto riprendere le attività soltanto due anni dopo, e a quel punto qualche problema c'è stato perché alcuni beneficiari hanno rinunciato, però diciamo che tutto sommato, considerato che il progetto in via sperimentale ha dato dei buoni risultati. Antonio Tamburrino, referente area interne Basso Sangro Trigno, come è nato questo progetto? È un progetto, una sfida. Noi come area siamo stati individuati dal Ministero e dalla Regione come area Basso Sangro Trigno, abbiamo colto questa sfida e abbiamo vinto, diciamo, la selezione, perché in fondo siamo stati individuati dalla Regione Abruzzo e dal Comitato delle Aree Interne come la prima area prototipo che dovesse essere finanziata e quindi a decollare. E evidentemente l'abbiamo scritta bene, abbiamo rappresentato quelle che erano le esigenze, quelle che erano le prospettive future, ma sicuramente l'abbiamo fatto con professionalità acquisita sul campo, perché noi abbiamo vissuto la storia dei PIT come aria, abbiamo vissuto i patti territoriali, abbiamo vissuto il GAL, quindi avevamo un'esperienza dietro che ci ha portato evidentemente a ben illustrare quello che è il futuro della nostra area. Antonella Zariti, parliamo un po' di numeri di questo progetto. Sì, allora, l'intervento Dote di Comunità è stato finanziato nell'ambito del Fondo Sociale 1420 con una dotazione finanziaria di 1.400.000 euro, e ha previsto sostanzialmente l'articolazione in 5 progetti, partendo dalla presa in carico di 179 destinatari, che poi sono stati, ovviamente con tutte le difficoltà anche legate all'emergenza pandemica, parte di questi sono stati presi in carico per attività formative e successivamente per l'inserimento al lavoro, dunque come impiegati a tempo dipendenti, tempo determinato o tempo indeterminato, che sono arrivati a fine percorso in 23 circa, ovvero per l'avvio di attività imprenditoriali, dunque l'apertura di bed and breakfast o piccole attività sul territorio interessato del Basso Sangro Trigno, e alcune attività finanziate tramite interventi di microcredito. E la sfida, diciamo, del territorio è stata quella di evitare lo spopolamento e far sì che questo territorio non sia soltanto un'area che si attraversa, ma un'area dove restare e trovare lavoro, soprattutto per giovani in cerca di prima occupazione, ovvero persone uscite dal mondo dal lavoro, disoccupati o donne in particolare, come categoria a cui il Fondo Sociale mira particolarmente. Stiamo parlando di un territorio abbastanza diversificato, insomma questa è stata un'altra sfida. Sì, il territorio diversificato non solo è difficilmente raggiungibile, con problemi anche di connessione in taluni casi, e dunque la sinergia importante che è stata svolta tra Regione Abruzzo, i coordinatori del progetto e i comuni interessati, il comune di Montenero Domo in primis, ma anche tutti i comuni dell'area che come area sperimentale hanno fatto sì che questo progetto sia arrivato al termine, abbia avuto un successo e comunque verrà replicato nella programmazione 21-27 in fase di start-up. Carmine Cipollone, quali sono i finanziamenti che vengono utilizzati per questi progetti? Allora, Dote di Comunità è un progetto specifico che si inserisce in una strategia un po' più ampia. Sono stati bravi perché come area interna hanno utilizzato diverse fonti di finanziamento, tra, diciamo così, queste, quelle che attengono un po' alla mia attività, che sono praticamente le risorse dei programmi comunitari che sono portati avanti dalla Regione, il Fondo Europeo Sviluppo Regionale e, nello specifico, Dote di Comunità, il Fondo Sociale Europeo. È la programmazione 14-20 che è in chiusura, che stiamo per rendicontare, ma nella programmazione nuova, la programmazione 21-27, le strategie territoriali e i servizi in particolare per le aree interne costituiscono un obiettivo fondamentale. La Commissione europea ha voluto dedicare degli obiettivi specifici proprio per riuscire a centrare l'obiettivo fondamentale, che è quello di ridurre il gap di qualità di vita tra, diciamo così, le aree un pochettino più marginali e le zone che sono invece più sviluppate. In questo, ecco, lo scenario incantevole in cui ci troviamo è un esempio tipico, quindi è difficile, un po' più difficile raggiungere questi territori, è un po' più facile portarci dei servizi, e su questo, ecco, Regione,
enti locali e Commissione Europea lavorano insieme per raggiungere questo obiettivo. Aree interne, e qui siamo a Lama dei Peligli, uno dei comuni delle aree interne. Questo progetto, Dote di Comunità, ha proprio questa, diciamo, questo obiettivo di favorire l'occupazione e il reinserimento lavorativo in queste località. Patrizia Monacelli è coordinatrice di questo progetto. Sì, un cammino lungo quasi 4 anni nelle aree interne per favorire la permanenza dei giovani, ma anche dei meno giovani nelle aree, che sono ovviamente dense di bei paesaggi ma anche di tante risorse locali. E abbiamo iniziato questo percorso appunto molti anni fa, interrotto un pochino dalla pandemia, ma abbiamo proseguito e chiudiamo oggi appunto con l'evento finale. E di fatto, per quante difficoltà, nonostante tutte le difficoltà che abbiamo incontrato, alla fine siamo riusciti ad ottenere dei buoni risultati, sicuramente per i nostri destinatari, sono loro i veri protagonisti del progetto. Addirittura 177 ne abbiamo presi in carico nel 2019, proprio per portarli, per avviarli verso percorsi di inserimento lavorativo o di creazione di impresa. Oggi registriamo appunto e divulghiamo dei risultati, abbiamo tirato su 4 nuove imprese che hanno beneficiato del finanziamento ex microcredito della Regione Abruzzo con avviso pubblico. Abbiamo in realtà favorito l'inserimento lavorativo di tanti destinatari, quasi 58, in realtà molti a tempo indeterminato, e anche questi destinatari hanno in parte beneficiato dell'incentivo ai datori di lavoro per l'occupazione, sempre azione diretta della Regione Abruzzo. È un progetto estremamente interessante proprio per la sua sicuramente complessità, ma per essere un'azione di sistema, quindi in realtà abbiamo visto operare tante organizzazioni, dalla regione ai comuni, ai team, a tante organizzazioni, tante aziende del territorio che sono riuscite in qualche maniera, come dire, a ospitare i nostri destinatari, a favorire chiaramente lo sviluppo dell'area, a favorire in particolare la permanenza dei giovani nelle aree, perché conosciamo bene, un problema atavico, se ne parla a livello nazionale, dello spopolamento delle aree interne, e quindi chiaramente, come dire, siamo felici di aver contribuito in piccola parte alla strategia Basso Sangro Trigno, perché è all'interno di questa che ci muoviamo, e quindi in qualche maniera possiamo essere soddisfatti di quanto realizzato, soprattutto del lavoro fatto per i destinatari. Tramite mia madre, che lavorava al comune di Pennadomo in quel periodo, ho iniziato questo percorso con la Dote di Comunità, che mi ha portato circa un anno dopo all'inserimento nel mondo del lavoro con un contratto a tempo indeterminato. Io per questo ringrazio molto il progetto Dote di Comunità, perché oltre appunto a darmi la possibilità di formarmi come operatrice, mi ha dato anche l'opportunità di avere il mio primo contratto a tempo indeterminato a 33 anni. Dopo un percorso di vari corsi che loro hanno messo a disposizione, corso di inglese, corso di internet marketing, abbiamo deciso di aprire la partita IVA e di creare questa piccola ditta. Abbiamo fatto la richiesta di finanziamento di un microcredito. Ma l'evento finale di Dote di Comunità ha rappresentato anche un'occasione per fare il punto sulle strategie future. Se ne è parlato nella tavola rotonda sul tema politiche per l'occupazione e lo sviluppo nelle aree interne, programmazione 2021-2027. L'incontro ha registrato anche una discussione costruttiva con tutti i referenti delle aree interne, SNAI della Regione Abruzzo, e sono state indicate le attività da portare avanti nel prossimo futuro. Gli stessi referenti hanno deciso di costituire a breve un coordinamento regionale SNAI per attivare un tavolo operativo con la Regione Abruzzo per progettare iniziative utili al territorio al fine di utilizzare al meglio le ingenti risorse disponibili. Dottoressa Renata Durante, quindi la Regione crede molto nell'utilizzo di questi fondi per sviluppare in tutti i modi le aree interne?
Sì, è importante valorizzare le aree interne e sappiamo che i canali sono la minore distanza verso le strutture sociali, sanitarie e l'istruzione. In questo senso andrà la nuova programmazione dell'FSE Plus 21-27, in particolare sono già stati programmati interventi per lo 0-6 anni, quindi i nidi, rafforzare anche la legge regionale che già abbiamo del 2021 che prevede proprio dei sussidi alla natalità per ben 3 anni di 2.500 euro per famiglia. Ma oltre ai nidi è importante investire anche sulle attività di carattere sociale che riguardano soprattutto i ragazzi delle scuole superiori del primo ordine e di secondo ordine degli studi, attività che non soltanto sono attività diciamo didattiche ma anche post scuola, laboratori, ludoteche, esperienze in ambito ad esempio teatrale, della pittura, tutto ciò che serve per creare socialità ed evitare la dispersione.